Presidente Candeloro, è il momento di ricevere l'abbraccio della città, la presentazione a Francavilla al Mare della squadra che torna finalmente in Serie D con una proprietà nuova, la sua. Sì, è il primo abbraccio, non vorrei che fosse l'abbraccio decisivo, speriamo e credo che questo sia il primo di tanti abbracci perché, come dicevo prima, noi abbiamo tre componenti fondamentali, la società che deve fare quello che deve fare per farsi accettare e per farsi amare, poi le istituzioni perché a partire dal sindaco ci sono molto vicine, la terza componente è la città, se non abbiamo questo affetto e questo amore mancano una delle tre cose determinanti e quindi il progetto non può funzionare, quindi questo affetto che sento ogni giorno perché ci sono delle persone allo stadio, le ho viste stasera, che si avvicinano e si complimentano e mi ringraziano per aver fatto questo. E questo è gratificante, è una delle cose per cui vale la pena fare queste cose qui. Eravamo certi al 100% che sarebbe stata ripescata proprio perché le tradizioni della città, della società e Francavilla avevano i numeri per ambire a questo traguardo. E quindi siamo qui per rendere omaggio a questo cammino difficile che ha visto il Francavilla partecipare ai nostri campionati regionali per tantissimo tempo e anche a rendere merito a una nuova dirigenza che sta dando sicuramente lustro a questo titolo conquistato. È merito non mio ma di quelli che ci hanno creduto fino in fondo e oggi possiamo gioire, mi veniva in mente la canzone di Jovanotti, sono un ragazzo fortunato, siamo una città fortunata in questo caso perché abbiamo trovato una società solida, un presidente splendido qual è Gilberto Candeloro che vuole fare cose in grandi, vuole ripartire dal settore giovanile anche, ma vuole subito puntare a un buon campionato in Serie D. Beh, direi cosa ci può essere meglio di questo non lo so. Senta Sindaco, sarà allo stadio domenica? Sì, ci sarò come primo tifoso, voi sapete che prima di fare il sindaco ho fatto il presidente di questa squadra e quindi sono molto curioso di vedere la squadra all'opera. Siccome si rigioca contro il Fabriano, allora non andò bene, stavolta la vittoria non deve sfuggire? No, non sfuggirà, sono convinto che i gufi giallorossi voleranno alti.